Buongiorno a tutti, bentrovati. Buon giovedì 23 aprile. Vi raggiungo con il Vangelo di oggi, che è la continuazione del brano di ieri, capitolo 3 di Giovanni. Ascoltiamo con attenzione. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse a Nicodemo: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque nato dallo Spirito. Gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Parola del Signore. Nicodemo non riesce a capire le parole di Gesù. Gesù sta parlando di nascere dall'alto. E nel suo cuore egli pensa al mistero del battesimo. Gesù parla di cose del cielo e Nicodemo non capisce. Gesù, per spiegarsi, poi aggiunge questo paragone che rimane ancora più oscuro. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Gesù allude al mistero della sua crocifissione. Occorre però, per comprendere questa allusione, ricordare il Libro dei Numeri. Nel Libro dei Numeri infatti si racconta che il popolo, in cammino verso la terra promessa, si lamentò di Dio e Dio per punizione mandò contro il popolo dei serpenti velenosi. Il popolo allora pregò Dio e Dio disse a Mosè di prendere un'asta, di fare un serpente di bronzo e di innalzarlo sull'asta. Chi avrebbe guardato il serpente di bronzo sarebbe stato risparmiato dalla morte. Il serpente quindi diventa, da simbolo di morte, portatore di vita, segno di vita. Così è di Gesù sulla croce. La croce è segno di morte, ma Gesù, morendo sulla croce, la trasforma in segno di vita. E chiunque guarda Gesù crocifisso ha la vita eterna. Rivolgiamo il nostro sguardo a Gesù crocifisso, confidiamo in Lui, perché la croce che diventa segno di vita e di gloria ci dia vita eterna e dia senso anche al nostro vivere, alla nostra fatica in questi giorni, alla nostra sofferenza, la riempia questi giorni di grazia e di speranza. Affidiamoci al Signore e chiediamo la grazia della speranza, della serenità e della gioia per tutti i nostri cari e per noi. Preghiamo gli uni per gli altri e affidiamoci al Signore. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.